Vado. Vai, vai. Insomma, quando ero piccolo, non è che mi piaceva molto. Qualche anno fa, io a Roma, era 7 anni fa, ho conosciuto un ragazzo curdo che tra l'altro è nato anche lui il 1º febbraio come me e come Io. lui, non dico come si chiama. Vabbè, e lui suona il saz. E lui suona questo. E gli ho detto, guarda, questo c'è, insomma, io ho visto questo strumento. Cioè, sono ragazzo curdo o turco? No, è curdo, lui è Curdo, curdo. curdo, È ma nel senso curdo, vive in Turchia. della Turchia, che poi è scappato da lì e vive, adesso vive a Rovereto. E quindi lui mi ha, tramite lui mi sono riavvicinato a questo che tu hai sentito, queste cose di Bregovic e È così. una melodia che praticamente, cioè, si ritrova, cioè, nel senso, Ma perché è più una scala che una melodia, sì. cioè, no, io dicevo la melodia balcanica, no, in Italia, nella, diciamo, massa, cioè tutti quanti, nella cultura italiana, Bregovic l'ha rappresentata, capito, profondamente, cioè è arrivata proprio a portarcela a tutti quanti, dentro le case degli italiani, ma in modo buono e bello, e questa è una cosa, lo dico positivamente. Sì, diciamo, E poi più voi, ma durante il periodo della io, guerra, diciamo ma che c'è stata, no? Durante il periodo della guerra, in Jugoslavia c'è stata una specie di, no? Come si può chiamare? Dice cioè, di non so che dirti, brina? Cioè, nel scusami. senso, c'è stata a Roma, per esempio, si suona tantissimo musica balcanica, per dire, no? Per un Negli anni periodo, '90? negli anni 90, cioè, negli 90, E sì, io non c'ero, quindi non perché so. stavi là, magari, non lo so, stavi là. Sì, certo, nel senso proprio come diciamo, modo Quel di. periodo, certo, c'è Ma andata beh, concomitante a quello, quando uscì bravo. l'underground, il film Kusturica, e in tutti i centri sociali, i locali, si suonava musica balcanica. Poi è Cioè. scomparso tutto, perché comunque la storia cambia, va avanti, diventa un'altra cosa, però insomma questo è. No, quello che dici te sicuramente, però c'è, cioè, nel senso, quello che dicevo io è il fatto che con Bregovic, che poi in concomitanza cioè, si è ritrovato anche, diciamo, nella lotta, voglio dire, che poi è stata un'aggressione all'ex Jugoslavia, non è una guerra, cioè Sì, etnica, bravo, cioè, è certo. un'aggressione che hanno. Ci stanno i video che, di bombardamenti della NATO che potevano essere benissimo evitati, quindi questa è una cosa, voglio dire, che è alimentata solo dalla fame reazionaria. Però Bregovic c'ha, diciamo, un rapporto con l'Italia, In colpa del Vaticano che per prima ha riconosciuto la Croazia come stato d'oro. Per esempio, c'ha le sue colpe, come c'ha, per esempio, le colpe ce l'hanno, diciamo, inglesi, le corone, cioè, a reazioni parlo, diciamo, di chi, insomma, poi fa parte dei conservatori, cioè dei nobili, dei monarchi. E qui il Vaticano è una monarchia. Beh sì, in qualche modo. Cioè, in questo senso. Però Bregovic c'ha un rapporto con l'Italia, con Napoli, che è profondo, Concordo. capito? Cioè, proprio arriva a ogni tavola degli italiani, ci cioè, ha portato il coso Eh sì, del. ormai abbiamo masticato abbastanza. Quindi, cioè, nel senso, a parte. Però, cioè, quindi, sto ragazzo che vive in Italia è proprio. E perché è venuto. Cioè, per quale motivo è stato perseguitato? Non so i dettagli, ma so che ha lasciato la famiglia lì e Perché la situazione è veramente grave. Cioè, noi abbiamo è scappato. Lui recensito, per esempio. non ha parlato mai molto, però quando diceva le due parole tu capivi che era drammatica la situazione, Drammatica, sì. cioè noi abbiamo recensito praticamente, ma non drammatica, drammatica, cioè di un regime che è estremamente violento e che ormai ha in pugno la magistratura e le forze militari e che usa quindi in modo reazionario contro proprio ogni tipo di libertà con la scusa del terrorismo. Cioè, per esempio, gruppo Iorum, che voglio dire, è un gruppo che canta pure come tanti gruppi in Italia, cioè anche a livello proprio di contestazione, che dovrebbe essere un diritto sancito internazionalmente. Sono stati, cioè, voglio dire, repressi fino alla morte con lo sciopero della fame. Noi abbiamo recensiti, quindi, voglio dire, la situazione è veramente, veramente grave e l'Italia,
che voglio dire, già come avevi detto prima, il tribunale, c'è una sentenza al tribunale, noi aspettiamo adesso di trovare proprio gli atti, perché non ci sono in rete. Se c'è possibilità li pubblicheremo, perché cioè dell'asilo politico che è stato dato a Ocalan, cioè voglio dire, l'Italia può fare tantissimo a livello diplomatico, democratico, per veramente, cioè, creare la pace, cioè, quindi sempre la resistenza, cioè, sempre così, sia la resistenza dei popoli, come diceva pure Pertini, cioè, vedi, se ti tiri nei sassi, cioè, gli devi pure di tirare, però, insomma, non per forza, no, però, insomma, cioè, vedi, bisogna insomma, cercare di vietare sta guerra, come dice pure Gino Strada, voi che ne pensate? Cioè, Il problema è che Italia e Europa non sono d'accordo per questo, perché comunque fa comodo fare una Turchia, cioè poco la fa. Cioè, non si prescinde da questo, con gli scambi commerciali che ci stanno adesso con la Turchia, tra Italia e Europa, Scambi commerciali, non sappiamo chi, anche militari, te dici? ma soprattutto Posso. militari, cioè stiamo a parlare di tutte le armi che vengono vendute, cioè scusami, ti pare che poi alla fine l'Italia c'ha qualche interesse a rompere i rapporti con la Turchia? No, certo, sicuramente questo, cioè, voglio dire, io penso insomma che quello che dici è giusto, è vero, no, non giusto nel senso, ma è vero, perché cioè, anche a livello di cooperazione militare internazionale, cioè attraverso la NATO, siccome che la Turchia è pure membro della NATO, cioè ci stanno sistemi missilistici di difesa prodotti in Italia, cioè voglio dire, che legalmente vengono pure impiegati ai confini quando c'è stata, ma in Turchia, quando c'è stato il conflitto in Siria. Questa è una cosa che, detto come dicevo prima, cioè il governo italiano diplomaticamente dovrebbe, cioè, far rispettare i principi costituzionali, cioè l'Italia, cioè, ripudia proprio la guerra. Sì, ma il problema è anche che comunque l'Italia è la portaerei per la NATO, perché fondamentalmente è la posizione più strategica di tutte, quindi se la NATO perde l'Italia, ha finito di vivere, scatta la terza guerra mondiale, e quindi fondamentalmente noi, se abbiamo le basi militari che comunque sono attive ancora, da cui parte di tutto e arriva dappertutto, cioè noi non siamo, cioè noi siamo i primi a essere coinvolti, ovviamente non noi che siamo No, è più vero, attaccati, infatti, cioè, mi però riconnetto, cioè, al fatto della Jugoslavia, cioè, e lì diciamo un governo addirittura, cioè, di sinistra, cioè post-comunista, cioè D'Alema, che è vero che voglio dire, è proprio quell'epoca de Öcalan che è stato, diciamo, accolto, e che i curdi, per esempio, cioè, nel senso, non voglio fare politica per D'Alema, io parlo, cioè, in modo realistico, cioè, per esempio, cioè, c'era pure Ramon Mantovani che l'ha accolto. No? Che però, cioè, nel senso, l'asilo politico è stato dato dal governo D'Alema, i curdi rispettano D'Alema, io dico dal punto di vista diplomatico, non politico, che cioè, ognuno ha le cose sue, ma poi paradossalmente le basi, cioè, la NATO aveva paura che in Italia, non, cioè, visto che c'era un governo proprio, diciamo, post-comunista, insomma, ormai dei comunisti, PD. quasi, praticamente non gli dava le basi, invece gli hanno date, quello che hai detto te, la porta, cioè, la Libia, cioè, quando hanno dato i bombardamenti, diciamo, in Libia, la NATO ha bombardato, ci stanno i video, cioè, brutali, gli ordini non sono partiti dai stati maggiori italiani, ma in Italia, perché il centro, diciamo, di coordinamento militare del Mediterraneo della NATO sta a Napoli. Questa è una cosa da brividi, perché voglio dire, nel senso, è un servizio, quello che dici te. Però, cioè, io penso, insomma, che non, cioè, uno bisognerebbe che proprio evitasse proprio di pensare alla terza guerra e alla terza guerra mondiale, che l'Italia facesse come fa Gino Strada, l'ha detto lui, non lo dico io, cioè io, cioè, perché insomma, emergency, chiunque, cioè voglio dire, inaugurano, voglio dire, non Certo. puoi dire insomma che, cioè, voglio dire, come è stata abolita la schiavitù, si dovrebbe abolire pure la guerra, o Certo. no? Quindi lanciamo pure un appello, cioè voglio dire, Certo. Più che altro ci lascio da solo. Più che altro, ecco, pensavo che ci avessi abbandonato, però io No, no, vabbè, io sono sempre vorrei uno passaggio. No, lo spazio. sai che stavo pensavo alle donne, ecco, voglio dire, quindi pensavo alla guerra, all'amore, ecco, Ah, ok, diciamo. pensavo che no, e quindi è No, andato, quindi vabbè, non scusami. c'è senso, se. Ma no, quindi sì, certo, assolutamente, noi siamo, cioè,
cioè, quello che pensiamo noi, ce lo diciamo ogni giorno, anche quando io si vedevo Nano, dico, ma perché non possiamo, in Italia non può, se dobbiamo parlare di Stato italiano, se al di là di uno, se uno ci crede nello Stato oppure no, ma perché non possiamo riconvertire tutte quante le fabbriche di armi in fabbriche di ventilatori polmonari in questa cosa di pandemia, oppure di presidi Bravo, medici chirurgici? bravo, Ma perché non bravo, facciamo questa cosa qui? Cioè, allora, dato che comunque purtroppo, o per fortuna per loro, ci sono lavoratori e lavoratrici che stanno lì dentro, che lavorano anche alla beretta, non dico di cacciare tutti quanti a casa. Riconvertiamo quelle cose con dei macchinari, invece che sparare a pallottole sparano qualcos'altro, invece che fare bombe fanno delle cose per vivere meglio, cioè così non facciamo perdere il posto di lavoro che è fondamentale, però almeno così non evitiamo di distruggere le nazioni. Tu che ne pensi? No, è questo, il fatto che poi con la cosa dell'emergenza viene legittimato tutto, però le cose più importanti non vengono toccate, quindi insomma In emergenza, veramente, poi in emergenza, no, niente, no, no, ma ci sentiamo abbandonati ogni volta che te ne vai, perché... No, 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 pensa a questo come se noi siamo oltre, quindi cioè, stiamo proprio Cioè, verso l'autogestione sì, lo di so, un però sistema economico proprio senza gerarchie, senza i lavoratori, quindi voglio dire, in No, vostro lo spazio. so, però Quindi è... io vi invito a occuparvi, a occuparlo come volete, Sì, ma ecco, noi siamo senza dei celerini. Celerini mobilisti, qui ce ne devono venire, se no, ce ne viene qualcuno, cioè voglio dire, ci deve venire, cioè voglio dire, disarmato, con la chitarra, si suona e non deve raccontare manco camminata a qualcuno, perché sennò voglio Guarda, noi in dire... famiglia non ci abbiamo, non c'abbiamo, forse un vigile del fuoco ce l'abbiamo, No, non lo vigili so, del fuoco, forse guardie ce l'abbiamo. ma purtroppo dico così perché, cioè, nel senso, per me sono sempre lavoratori, dovrebbero essere lavoratori, cioè, della pubblica sicurezza statale, insomma, che poi purtroppo lì c'è, cioè, la dottrina militare che è sbagliata, che è poi la conseguenza proprio del discorso che dicevi te, cioè delle Sì. armi, perché poi se fai le armi, cioè devi creare a livello psicologico qualcuno che sia motivato per usarle, Certo. cioè, se no, cioè, voglio dire, capito? Nel senso, non c'è, cioè, uno gioca così, non è, certo, puoi buttare proprio la bomba atomica totale, però non ci guadagni più, no? Allora, invece, se motivi qualcuno che diventa proprio il tuo schiavo psicologico, che va a uccidere un altro povero disgraziato nel mondo, allora il potente sta bene, capito? È una forma di colonialismo. Per cui c'è, cioè, nel Certo. senso, questo secondo me è un grande tema che dovrebbe sempre affrontare un governo che, insomma, ha dei strumenti per risolvere queste questioni. Questi strumenti chi gliel'ha dati? Gliel'hanno dati i nostri costituenti, che hanno fatto una lotta diciamo, di liberazione con dei principi che vengono da un grande, da una grande etica profonda, che è quella dell'uguaglianza, della rivoluzione sociale, della libertà, e io dico pure dell'anarchia, perché voglio dire, nel senso non anarchia, Certo. cioè, perché, cioè, del socialismo libertario, o Certo. anche marxista, cioè, nel senso, niente, non c'è, e che in un'epoca, insomma, passata, cioè pensiamo a 150 anni fa, 100 o 200, come i sansimonisti, cioè Garibaldi se ispirava ai sansimonisti, erano, cioè, queste persone che donavano la loro vita per una patria sana, che non è la patria, cioè, della Meloni, e voglio dire, per cambiare, per cercare di cambiare il mondo. Allora, su queste basi, io almeno penso che ci sarebbero tutte le possibilità, insomma, di riuscire anche a creare un nuovo Dici mondo, tornare a un riconvertendo. concetto romantico di patria, dici, romanticismo, dici, non la patria nazionalista, però No, ma cioè, poi c'è, cioè, nel senso, ci sì. sarebbe da fare un discorso enorme sul concetto anche dei padri che c'avevano quelli, che pure sbagliano, però Sicuramente. era sano, e comunque voglio dire, il concetto proprio di padre in generale è una cosa maschilista che viene, diciamo, addirittura, cioè, Ma voglio dire, dall'impero romano, sicuramente che voglio l'unico dire, cioè, anche modo. loro, cioè, avevano sbagliato, però erano più giustificati perché in 800 non lo sapevano manco, cioè non avevano fatto neanche studi archeologici, capito come? Certo, Però ecco. l'unico modo, secondo me, per contrastare una cattiva globalizzazione è un internazionalismo, insomma, che si fonda sui diritti dei lavoratori, queste cose, le solite cose, no? Alla fine, che insomma, uno le sa a memoria, purtroppo diventano un mantra perché uno perde gli appuntamenti della storia e si ripropongono, no? In modo ciclico, e questo è, insomma, No, uno che sa a memoria, però c'è, nel senso, come se per dire le cioè, non sappia, ma a tutti, memoria perché tra di fanno noi, no, delle ecco, comunque non alle le nuove sa, cioè, generazioni, non sono chiaramente. prioritari.
nell'agenda oggi, vabbè, ma se io penso a Di Maio, Di Maio non lo sa manco magari, Di Maio, anche Di Maio lo sa, non lo sa. Scusa, prima del tutto sto casino del Covid, no? No, Greta Thunberg, l'ecologia, è chiaro che passa tutto in secondo piano e questa è una cosa che, insomma, uno si chiede, ma perché, insomma... Questo c'è nel senso, è un altro tema, cioè, sempre c'è nel senso perché, io non è che voglio essere... Perché è sempre questo meccanismo perché... dell'emergenza che ti schiaccia, noi su queste emergenze ci abbiamo un po' strugugliato, no? Con molte canzoni, emergenza rifiuti, poi c'è emergenza migrazioni, emergenza... Adesso Covid, sono tutte emergenze e si sovrappongono e si creano delle scale di priorità. Poi in realtà è un discorso più complesso e dovrebbe essere affrontato appunto nelle agende politiche, però non, si va per punti, però senza poi no, fare dei cambi strutturali che realmente cambiano. Però come l'hai detto te prima, c'è la sanità, per esempio hai detto dei punti importantissimi che un governo, per esempio, sociale, cioè, avrebbe potuto, già con quello che avete detto voi, risolvere dei problemi. Cioè, per esempio, se il medico di base, capito, in Val Seriana, quando c'è stava nei polmoniti, io me l'hanno detto le modelle, capito, che stanno in rete con le TV, cioè lì si sono trovati, capito, senza strumenti, evidentemente c'è un problema. Il problema qual è? E il problema lo dicono, lo dice, perché vedete, lo dice pure Rizzo, lo dicono giustamente tante personalità, non prioritarie, che c'è bisogno di un investimento, lo dice pure Gino Strada, un investimento maggiore quindi delle risorse pubbliche verso la sanità pubblica, non privata. Cioè, quindi questa qui è un grande è a favore dei lavoratori, è Forlanini, cioè, hanno fatto occupazione simbolica una settimana fa, l'abbiamo pubblicato, c'è un ospedale fantasma. Cioè, voglio dire, queste sono tutte cose che poi, se uno va a vedere le cifre, cioè, rispetto a queste situazioni che diventano degradate, ci sono fiumi di soldi che danno, per esempio, alle cliniche private. Allora, io non dico che il dentista non debba fare, ma se lo facesse, capito, senza soldi pubblici. Allora, cioè, ci sono tutti strumenti, per esempio, si potrebbero prendere i soldi invece da fasce armamenti, capito, cioè, dalle spese militari, ci sono... Cioè, queste sono questioni che praticamente, secondo me, istanze dovrebbero essere confluite dentro un movimento che possa, diciamo, incidere in modo realistico, insomma, a livello governativo, no? O no? Più che altro, secondo me, è proprio il problema che, vabbè, insomma... Se non parlo io... No, più che altro il problema è anche, sempre ricollegandoci al concetto di padre e tutto quanto, vabbè, noi pensiamo che, appunto, nostro padre del mondo intero... Ecco, questa però, è una bella cosa! Appunto, però, cioè, sempre il discorso dell'organizzazione di uno Stato e della gerarchizzazione, no? Della? Gerarchizzazione. Allora, della gerarchizzazione. È sempre quello il problema, almeno quello che pensiamo noi, che non possiamo delegare a qualcuno di più alto che è centralizzato. Allora, il problema è questo: o uno dà fiducia estrema allo Stato, oppure questo Stato non deve esistere e devono esistere delle realtà molto più piccole che si autogestiscono tra di loro. Questo è poi il municipalismo libertario di cui parlava Bucci pure. Cioè, che anche in Kurdistan è il confederalismo bravo, che, cioè, usando proprio la comune. Demorale, senza fare i fricchettoni, ovviamente, perché noi i fricchettoni li odiamo abbastanza, con tutto il rispetto per i fricchettoni. Io sono fricchettone. Però tu non sei fricchettone, fricchettone però intendi, vabbè, in che senso? Il fricchettone è quello che ha la casa di proprietà, che ha un sacco di soldi, quei fricchettoni ovviamente, quelli che ci stanno a Roma. Dici radical chic. Bravo, Non i fricchettoni, insomma, il movimento ippico. No, si è ben chiaro. Quelli erano facevano i comuni per dare. Certo, infatti, certo. C'era anticonformismo. Certo. Vabbè. Comunque, questo è il discorso, perché non c'è una sorta di o centralizzazione estrema, oppure una decentralizzazione estrema. Perché sennò tutto quello che stiamo dicendo non serve a niente, perché non è la questione del movimento, perché tanto si prova sempre a fare un movimento che dica qualche cosa. Ma se poi tutti questi fondi vengono gestiti da qualcuno che è avulso dalla vita di ogni giorno, è un problema di sempre. Non possiamo
dirottare i soldi pubblici nella sanità privata.